Ciao a tutti, oggi video tag. Allora, sono stata via qualche giorno, proprio pochi giorni al lago per studiare. Sono tornata e ho pensato di fare questo video in cui vi faccio un attimo vedere quello che mi sono portata per quei pochi giorni di viaggio, diciamo, di vacanze, tra virgolette, perché in realtà ho studiato e basta. Però, insomma, cosa mi sono portata per andare via in quei giorni. E allora, niente, vabbè, questa è l'astuccino. Non fate caso a Trilli che boh, me l'ha regalato. Questo qua non l'ho preso io, non mi ricordo chi me l'ha regalato, ma non l'ho comprato io perché non mi sta particolarmente simpatica questa signorina. Però vabbè, l'astuccetto è carino. Come vedete è piccolo, non è tanto grande, anche perché per pochi giorni non volevo portarmi dietro chissà che. Vi faccio un attimino vedere, tiro fuori un attimo un po' di cose perché così ne parliamo. Allora, partiamo dal viso. Per il viso, per la base, mi sono portata questi due. Sono due le creme colorate praticamente di Elf con la protezione 15. Una è il colore più chiaro perché è il light beige, questo qui, e l'altro è l'Honey, che è quello più scuro. Questo praticamente è quasi finito, nel senso che vabbè, lo vedete pieno, ma in realtà dentro ce n'è pochissimo. E questo invece l'avevo preso per l'estate, per quando ero un po' abbronzata, ma poi l'avevo accantonato perché stavo usando la crema, quella di Essence, ovviamente quella più grande, per cui ho detto mi porto questa, anche la colorazione va bene per adesso che sono ancora un po' abbronzata. Se non dovesse andar bene, ci aggiungo una puntina di questo che comunque è da finire. E quindi ho detto, vabbè, occupano poco spazio, me li porto dietro tutti e due, sia quello più chiaro che quello più scuro. Devo dire che questi non hanno un'altissima coprenza, per cui diciamo sono proprio un leggero tocco di colore, di uniformità al viso, ma se si ha delle imperfezioni come le avevo io in questi giorni, non coprono molto. Diciamo così, e infatti mi sono poi portata due correttori, praticamente di tutte le cose, diciamo, del viso ne ho portati due, due creme e due correttori. Allora, ho portato questo qui per le occhiaie perché è liquido, sempre di Elf, e allora questa è la correzione Honey, quindi come questo. E questo è perfetto per le occhiaie perché ha un sottotono aranciato, quindi è un pochettino più scuretto e io preferisco che sia più scuro piuttosto che più chiaro il correttore per le occhiaie. È liquido e quindi va molto bene. Mentre per i brufoli imperfezioni varie ho portato questo di Bottega Verde, che è praticamente quasi da finire, vedete ce n'è pochissimo, che invece è un po' più duro e quindi mi copre meglio, diciamo, quello che sono di scromi e di brufoletti vari. E niente, quindi questi due ho preferito, diciamo, averli anche questi qua tutti e due per evenienza, si sa mai, preferisco piuttosto che avere un bel trucco di occhi, un labbro, chissà che, insomma, avere una bella base quando non posso portarmi troppe cose, preferisco portarmi cose che rendano la base perfetta, una bella pelle, insomma. E quindi questi due. Come cipria, anche qua stesso discorso, me ne sono portata due. E 1-2, quasi piccolina, quindi perfetta per i viaggi, perfetta quando non si possono portare dietro troppe cose perché è proprio piccolina, vedete, rispetto a questa. Ha la sua spugnettina, questo è tutto, questa è di Elf, ha la sua spugnettina così, e anche la colorazione non è né troppo chiara né troppo scura, una via di mezzo, cioè abbastanza scuretta. Però per adesso, che sono appunto un po' ancora abbronzata, va bene. È la colorazione rosy beige. Non so perché avevo preso questa, infatti se mi capiterà proverò altre colorazioni non sul rosato. Comunque non è male, mi piace.
Proprio perché avevo un po' di imperfezioni, ho preferito e non avevo un fondotinta dietro, ma avevo creme colorate. E tu voglio portarmi una cipria che sia anche colorata, non di quelle trasparenti, in modo che comunque posso ulteriormente uniformare l'incarnato e coprire qualche imperfezione anche con la cipria. Quindi ho portato questa. E poi mi sono portata anche questa, che è di Bottega Verde, anche questa c'è il suo cosino. Questa è la colorazione, mi pare beige naturale, sì, beige naturale, che la stavo usando in questo periodo, appunto perché è abbastanza scurettina. Io la uso sia con la spugnetta quando voglio una copertura maggiore, entrambe. Sia con un pennellino se voglio un effetto un attimino più soft, e infatti mi ero portata questo. Questo è praticamente il retro di un pennello di H&M che aveva questo da una parte e dall'altra parte quello da fondotinta che era rotto, e non li ho ancora sistemati perché in realtà trovo comodo questo da portare appunto in giro. Infatti l'ho portato perché sia per la cipria sia per applicare il blush, quindi ho usato praticamente soltanto questo pennello per tutto. Quindi niente, queste due ciprie, perché ne ho portate due? Stesso discorso per evenienza, preferisco avere insomma averle piuttosto che non averle, nel senso che sono due colori un po' diversi, danno due coperture un attimino diverse. Boh, non lo so, ne ho portate due. Niente, questo è il pennello che ho portato, quindi non è il massimo, nel senso che perde un po' di peletti, però insomma per quello che serviva a me andava bene, piccolino, mi ci stava comodamente. E quindi ho portato questo e l'ho utilizzato appunto per applicare sia la cipria che per applicare il blush. Come blush ho portato questo, ne ho portato solo uno. Ho portato questo qui di Essence, che è il 30 Secret It Girl, che è un bel pescato, è molto molto chiaro, un color pesca chiaro, non è pigmentatissimo, infatti io lo uso tanto, come vedete non è tantissimo che ce l'ho già praticamente consumato perché l'ho usato tantissimo e mi piace moltissimo questo colore perché è un colore naturale che non è troppo eccessivo, diciamo, quindi sta bene con qualsiasi tipo di trucco, proprio perché dà quel tocco naturale, salute, alle guance, ma senza dare, diciamo, troppo nell'occhio. Per me è fin troppo chiaro e poco pigmentato, nel senso che il colore mi piace, però per ottenere l'effetto che voglio io, che comunque è sempre un pochino forte, cioè voglio che si veda comunque il blush, devo applicarne parecchio e infatti vedete è abbastanza consumato. Ho portato comunque soltanto questo che è piccolino, è appunto una colorazione che mi piace, va bene sempre, e niente, insomma questo con il suo pennellino. Poi allora passiamo agli occhi. Per gli occhi ho portato due semplicissime cose. Allora, ho portato questa palettina di Elf, che le trovo comodissime perché, come vedete, sono piccole piccole. Hanno però quattro colori. Questa è la Brownstone, la colorazione Brownstone, e ha questi quattro colori naturali, quindi ho pensato, insomma, di prendere questa piuttosto che quella con trucchi con colori più forti, perché comunque volevo una cosa semplice che potesse andare bene insomma sempre, e quindi ho scelto di portarmi questa con questi colori così naturali. Mi piacciono, sono comode queste palettine così perché appunto sono piccoline. Hanno quattro colori che si possono benissimo abbinare, quindi si ha subito insomma degli abbinamenti insomma di colori per fare i propri trucchi, perché appunto abbiamo un colore chiaro da utilizzare come illuminante, come punto luce, un colore diciamo base che va bene un po' per tutto l'occhio, due colori un attimino più forti, marrone e un grigio,
per creare delle sfumature, delle ombre da mettere nella piega, all'angolo esterno, per fare insegnare il contorno dell'occhio, insomma. Sono comode appunto da portare in viaggio, quando non si vogliono portare chissà quante cose. Questa è comoda, addirittura allo specchio. Non che serva molto questo specchio perché non si vede, non si vede dentro niente perché è piccolissimo, però per farvi vedere la fattezza un attimino del prodotto, com'è, si sono addirittura impegnati a mettere uno specchietto. C'è il pennellino che a casa non uso, ma quando sono in viaggio ovviamente per non portarmi dietro pennelli ho utilizzato questo qui. E come l'ho utilizzato? Vabbè, ho applicato il colore di base con le dita e ho utilizzato questo per mettere il colore nella piega oppure insomma per sfumare sotto l'occhio, insomma può tornare utile soprattutto quando no, non si vuole portare altri pennelli, almeno si hanno, insomma, si hanno questi qui con questa spugnettina qui, meglio di niente, diciamo, comunque c'è. E niente, lo trovo proprio carino perché in poco spazio si hanno quattro colori con abbinamenti già fatti, per cui semplice, comodo, tac, io solo con questa sono stata a postissimo. E se invece per un viaggio, insomma, magari si sta via un po' di più, si vuole usare anche con colori un po' più forti, si può prendere un'altra di queste palettine con degli altri colori e vedete lo spazio che occupano è proprio minimo, minimo. Quindi portarne dietro due, diciamo, non cambia di tanto. E si hanno otto colori da utilizzare come, insomma, come si vuole. Quindi questa la trovo molto, molto comoda per il viaggio. Gli ombretti vanno dai più pigmentati ai meno pigmentati, più polverosi, meno polverosi. Si sa, queste palettine costano 1,70 euro, non si può avere il top della qualità. Però, insomma, ripeto, soprattutto per il viaggio, per quello che costano, sono ottime. Come vedete qua, per esempio, questo colore è già consumato, non perché io l'abbia usato chissà quanto, ma perché è molto molto polveroso, per cui nell'utilizzarlo, è andata a polvere da tutte le parti e si è ovviamente consumato. Quindi questo sì, sono piuttosto polverosi. Queste palette sono polverose, soprattutto questo chiaro e questo marrone. Gli altri due un po' meno. Però insomma, con un po' di accortezza si possono utilizzare benissimo e a me personalmente piacciono. Poi appunto, ripeto, qualcuno più pigmentato, qualcuno meno pigmentato. Ogni palettina insomma è un po' diversa, è un po' a sé perché certi colori vanno bene, altri un po' meno, insomma dipende, però comunque come idea, come prodotto non mi dispiace affatto. Poi, giusto per insomma avere anche un minimo di definizione, se mi andava, ho portato questo prodotto che ha da una parte l'ombretto e ho utilizzato questo, ho portato questo fra quelli che ho perché comunque è un color dorato che poteva andare bene come base per questo. Per questa palettina, quindi ho detto lo porto così lo posso utilizzare sia come base sia come magari se voglio un tocco appunto di dorato, una definizione in qualche punto di dorato con questa tipologia di colori ci sta bene. E quindi questo insomma, e dall'altra parte ha la matita e questa è marrone. Sono entrambi fatti così che bisogna girare e non si temperano. Questo colore mi piace un sacco perché non è un marrone marrone, ma è un po' metallizzato come marrone. Si sfuma molto bene. È morbida, 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 quindi bisogna usarla con attenzione perché non è di quelle matite dure che ti fanno la linea perfetta, ma è appunto piuttosto morbidina come matita. Però insomma, per avere in evenienza qualcosa da utilizzare per contornare l'occhio, per dare un minimo più di definizione, ho detto porto questa che come colori insomma si accostano bene a questi qua. Calcolate che poi io tra l'altro non l'ho nemmeno usata, per cui cioè mi è bastato questo qui perché comunque non mi sono truccata tanto, anzi per niente, mi sono truccata praticamente solo un giorno e ho utilizzato questa palettina e basta, proprio senza
senza nulla. E niente, e questa, insomma, comunque poteva andare bene per quello che vi ho detto, come base, come per avere la matita, è comodo il fatto che abbia due prodotti in uno, quindi anche questo per portare in viaggio non è male. Poi a me le cose così in stick, gli ombretti in stick così mi piacciono parecchio. Questo non dura tantissimo rispetto magari a quelli di Kiko o di Deborah che una volta fissati stanno lì. Questo è abbastanza morbido e non è, diciamo, non si fissa così tanto, bisogna comunque magari fissarlo con qualcosa oppure, insomma, è bene sapere che non sta lì dove lo mettete finché vi struccate, ma tende, insomma, ad andare via, però vabbè. Quello che è. Per finire, per le labbra, non ho portato rossetti né niente perché comunque, ecco, non avevo chissà intenzione di truccarmi o fare chissà che. Mi sono portata praticamente due burro cacao, lucida labbra, burro cacao. Allora ho portato questo lip balm, lip condition di Color Institute, che vabbè è una marca che vi ho già parlato, che in realtà io non ho più trovato, però vabbè li avevo e quindi ho utilizzato questo e sto utilizzando questo, ce l'ho sia in colore rosato che questo colore qui, e mi piace la consistenza che ha, è molto molto morbido, si applica appunto con il dito, poi quindi non è comodissimo, diciamo, quando si deve andare in giro, ma per stare in casa è un'ottima alternativa, insomma, al burro cacao in stick semplice. E quindi io in casa sto utilizzando questo quando ho le labbra secche, screpolate e voglio tenerle un attimino idratate, utilizzo questo qua con il dito, lo applico. E niente, quindi questo. Per andare in giro invece ho pensato di portarmi questo, che è comunque un, come si dice, un burro cacao, insomma, idratante, ha la protezione 8 e in più questo ha un leggero colore perché è così. E quindi ho detto se per caso mi serve per uscire, utilizzo questo che non è proprio un rossetto, però dà quel tocco un attimino di colore, inoltre anche perlato, quindi insomma dà quel qualcosa che non è semplicemente un burro cacao, però mi idrata anche. E quindi al posto, insomma, che il rossetto mi sono portata questo per, diciamo, se mi fosse servito qualcosa per le labbra, se no, insomma, ho utilizzato questo. E niente, questo è tutto ciò che mi sono portata. Come vedete, non sono tante cose. E niente, sono curiosa di vedere un attimino i vostri video, i vostri commenti, se avete anche voi quelle due o tre cose che vi portate sempre dietro per comodità o perché vi piacciono, se volete, insomma, rispondere qua sotto con un video tag, insomma, di risposta, sono molto curiosa. E niente, ora torno a studiare perché tra qualche giorno ho un esame, quindi è meglio che mi dia una mossa. Un bacione a tutti. Ciao ciao.